Ok. Claudio, allora, come sta andando innanzitutto il progetto Gitanistan? Quest'anno un anno di lavoro, lo chiudiamo a dicembre con la festa ballata d'inverno. La facciamo in un club perché ci piace sempre spostare lo sguardo in posti dove la tradizione non entra, tipo locali, sai, pub, club, tutte queste chiamiamoli posti per me popolari. Abbiamo fatto un giornale che stiamo distribuendo in giro sia online che proprio cartaceo e raccontiamo un po' quello che è il primo anno di attività di Gitanistan. Primo anno che è stato secondo me molto positivo, lì sono andati benissimo, in Italia e Francia sono andati benissimo. E poi abbiamo fatto la mostra, fatto da sede importante ad Otranto, una tournée molto importante, poi ho fatto quasi più di 40 concerti, quindi un'operazione veramente molto 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 importante. I prossimi progetti legati a Gitanistan, le prossime attività, meglio dire, sono il fatto che stiamo per concludere il libro di fotografia, con tutta una serie di attività di alcuni salentini che hanno fatto ricerca su quella che è la comunità rom salentina, e poi stiamo lavorando su quello che è l'opera finale, che è il film documentario. Questi sono, diciamo, i tre capitoli che stiamo confezionando per l'anno prossimo e speriamo di chiudere tutto il progetto per il 2013, come avevamo già stabilito. Per i lettori di Blog Folk vorrei che tu ricapitolassi un po' la storia di questo progetto e di come è nato e come l'avete ideato. Gitanistan è nato, ormai sono 3 anni, un anno che lo portiamo in giro, ma 3 anni fa l'abbiamo pensato perché Gitanistan mi è stato spinto, tra virgolette, proprio nella parola giusta, è spingere da Antonio De Marco, che mi dice in dialetto salentino: ma quando faci una cosa per la tua famiglia? E lì mi ha fatto risvegliare una coscienza sulla musica salentina, ma facendomi notare questo fatto che c'è quest'altra micro comunità oltre alla comunità dei greci salentini in Salento. Quindi abbiamo cominciato ad analizzare, abbiamo cominciato a fare proprio ricerca, abbiamo lavorato proprio per capire un po' tutte queste dinamiche, voilà. Così nasce il Gitanistan. Quindi il disco, il libro, le fotografie e la mostra. Benissimo. Quanto è rimasto nella tradizione musicale salentina della tradizione rom? Ma la tradizione rom che alla fine, cioè, la musica rom per me non esiste, un'interpretazione, cioè i rom vanno a sposare le musiche che abitano e le reinterpretano, le fanno proprie, le assorbono, le riciclano, le vanno a modificare e poi esce quello che sentono, no? Quindi una world music ante litteram. Ma già la parola world music è qualcosa di, no? Musiche dal mondo, quindi un grande contenitore. La world music oggi è un, come dire, rock, pop, un'etichetta. Sono delle sigle, etichette, label. Ma per me world music mi sta stretta, perché io poi alla fine non vado a lavorare solo nella world music, ma per esempio Gitanistan è un progetto che anche ha lavorato molto sul dub, no? Sull'elettronica, quindi andiamo a toccare tanti piccoli tasselli che si uniscono e fanno oggi quello che è la trad'innovazione. Senti, approfondiamo questo concetto di trad'innovazione. La innovazione, anzi, oggi proprio ho avuto una notizia per me stupenda. Il mitico gruppo di trad'innovazione marsigliese, il Dupel, ritornano a fare musica. Sono fermi da 4-5 anni e quest'anno stanno ricominciando a fare un lavoro e speriamo che ricominciano veramente a ripubblicare il loro lavoro. La trad'innovazione è un'idea nata a Marsiglia nel 98, proprio sotto la spinta di questo gruppo Jupen, il pane, loro rivendicavano la forza del mangiare, no? Dico, noi vogliamo mangiare Jupen, il pane. E Sam Pepegna, che è il leader di questo gruppo,
mescolava quella che era la musica provenzale, perché loro cantano in questa lingua minoritaria del provenzale, con tutta quella che era un concetto di contemporaneità, quindi la ghironda che faceva melodie molto minimali, molto attuali, molto pensate su quella che era la trance, no? la ripetizione, quindi, perché poi è proprio nel concetto della musica salentina c'è anche, no? Questo anche nella tambugliata, no? Un ritmo che si porta avanti sempre, girare. E loro lo facevano una ghironda, aveva una batteria minimale e la voce stupenda, flamenca, di San Carmelo. Che cosa è cambiato a livello di suono nei vostri dischi rispetto per esempio a Festa piuttosto che a Trishu? Il suono è cambiato con l'ingresso di Alessio Amato. Siamo passati da una fase elettrica, a una fase elettronica. Pascal Milio oggi suona soprattutto su delle basi di tablet, sulle basi di musica elettronica, quindi abbiamo appoggiato la nostra voce con il tamburello e il mandolino di Vito Giannone su quella che è questo concetto sound system, no? Quindi siamo passati proprio appunto da strumenti che potevano essere elettrici come la chitarra elettrica, la batteria elettrica, in alcuni concerti abbiamo usato pure appunto la batteria elettrica, con questo aspetto molto più sound system. Ripeto, adesso suoniamo con un multitraccia che ci manda tutta la base e Alessio lavora sopra e noi cantiamo, doppiamo stornelli salentini con strofe da Lossing o riffine balcaniche, mischiamo, lo sapete, no? Mascherinerie e miscuglio, tra di innovazione. Tornare su un disco molto importante per voi, che è tradizionale. È un disco che vi, diciamo, riporta indietro di qualche anno, agli esordi. Puoi parlarci, tradizionale, insomma. Tradizionale o Limone Delicato, scusate? Tradizionale. Tradizionale l'abbiamo fatto anni fa. Sì. No, dico, però vi riporta un po' al suono. Ma dipende come lo analizzi, eh. Lo analizzi col fatto che sì, come registrazione rimaniamo con delle voci e tamburelli, ma invece il problema dei loop, no? Dobbiamo pensare invece come utilizziamo la voce, facciamo dei loop con la voce, quindi è lo stesso concetto della musica elettronica, e questo è un po' la gente che forse non ha capito, che usiamo la voce come se usassimo usare un Pro Tools o un Ableton Live, cioè la voce diventa un computer, questo è un po' il concetto di tradizionale. Quindi si può fare musica sperimentale anche semplicemente non usando l'elettronica. C'è un francese che si chiama Lucor de la Plana che è maestro in questo. O ci sono tanti altri gruppi di polifonia in giro per il mondo che fanno questo. In questo periodo per esempio sto sentendo un gruppo che si chiama Cetrumeta, che è un gruppo sud della Francia, Bordeaux, Parigi, quindi un miscuglio di sangue, proprio. E loro per esempio usano molto questo concetto del ritmo con la voce e sopra ci vanno a lavorare sia con percussioni che con la voce stessa. Tradizionale mi fa pensare soprattutto Zumpa Chiricuballa al disco della Notte della Taranta, dove il recente disco che avete inciso insieme al maestro Einaudi e avete ripreso Zumpa Chiricuballa. Sì. Volevo insomma parlare di questo progetto di Bedda Carusa che avete inciso insieme ai Sud Sound System e del pezzo che è presente poi nel disco insieme al maestro Einaudi. Bedda Carusa nasce proprio giocando, nel senso che l'anno scorso, con questa edizione di agosto, cioè del 2011 ma nel 2010, il maestro Einaudi ci propose di fare una Carusa, no? Che è una delle pizziche più belle, proprio come testo. E io gli dissi, maestro, invece di tenere questa melodia, cambiamo un attimo la cosa, poi subito Don Rico e Teron Fabio cominciarono a giocare e nasce così. Il pezzo suonò già dall'inizio, subito. E l'anno successivo l'abbiamo pensato in una maniera discografica, infatti ha funzionato tantissimo. E invece la pizzica che tu riproponi nella mia recensione ho detto che è un classico esempio di quello che è il concetto vostro di trad innovazione, no? Sì, vabbè, noi il nostro concetto è quello
parlare appunto con quella che è oggi la musica tradizionale. Per me facciamo musica tradizionale, anzi chi non usa l'elettronico oggi non fa musica tradizionale, fa un folk revival molto poco interessante secondo il mio punto di vista. Perché oggi tradizione, tu stai facendo un'intervista con iPhone, sei venuto in aereo o in macchina, o chi è venuto al Medimer sei venuto in aereo o in macchina, o con treni rapidissimi, quindi non stiamo venendo più blu-ciu-ciu e la musica non si fa a manovella. Quindi questa è tradinnovazione o tradizione oggi. Chi fa, pur facendolo anche musicalmente molto bene, musica tradizionale oggi, chiamiamola acustica, per me fa una musica folklorica, non è di moda per me. Allora, con questo tuo pensiero che sintetizza molto bene qual è il tuo percorso, io ti saluto e ti ringrazio. Grazie a voi e saluto tutti gli amici del tuo blog e grazie a te che stai facendo un lavoro secondo me molto importante, originale. Grazie.